Guidiamo il cambiamento è stato l'ambizioso titolo dato all'Assemblea Organizzativa Regionale della CISL che si è svolta al Palazzo della Cultura di Pizzo. A fare gli onori di casa il sindaco Sergio Pititto, apprezzato quadro dirigente del sindacato, prima di abbracciare la politica e spostarsi sulla poltrona di primo cittadino della sua città. Ampio ed articolato il dibattito sul tema dei cambiamenti che coinvolgono persone, famiglie, generazioni, pensionati e giovani che chiedono al sindacato di dare voce e rappresentanza ai loro interessi che la società stenta a soddisfare. A trarre le conclusioni il segretario nazionale della CISL, Luigi Sbarra, un ritorno a casa il suo, nella sua Calabria, per prendere parte attiva a questa assemblea di Pizzo. Un sindacato per il cambiamento partendo da una regione come la Calabria. Sì, significa avere chiarezza, lucidità, visione sulla impostazione della linea politica, sindacale e sociale. E poi avere un progetto organizzativo che significa rafforzare la nostra dimensione territoriale, presidiare meglio i luoghi di lavoro, il territorio, rafforzare il rapporto con le persone. È un lavoro che sta cambiando, perché la società sta cambiando. Il sindacato come si pone dinanzi a questi cambiamenti? Ma noi dobbiamo saperli interpretare e guidare proprio in coerenza con le trasformazioni che stanno investendo la società, il mondo della produzione e gli stessi rapporti di lavoro. Noi siamo dentro questa fase potente di transizione ambientale, digitale, ecologica, industriale, quindi c'è tanto nuovo lavoro che si sta avvicinando, il lavoro tende sempre più a frammentarsi, a polverizzarsi, a nascondersi, il compito del sindacato è di intercettarlo portando la rappresentanza dentro le organizzazioni sindacali con una rinnovata capacità di parlare con i giovani, con le donne e con gli immigrati. Da una zona che si può considerare periferia, qual è la Calabria, quale messaggio si può lanciare? Ma un messaggio forte alla politica regionale e nazionale di cogliere questa straordinaria opportunità che abbiamo davanti a noi di tantissime risorse della Unione Europea che vanno impegnate, vanno utilizzate, vanno programmate, perché da questo può dipendere la ripartenza, la crescita economica attraverso investimenti pubblici e privati, con un forte intervento per valorizzare il capitale umano attraverso la formazione, le competenze, frenando questa eccessiva mobilità che mette in movimento decine di migliaia di giovani dal sud verso altre aree del paese e dell'Europa.